Salve a tutti paranoici e bentornati su Paranoia Channel. Il video che segue è stato realizzato in collaborazione con Inquieto TV. In descrizione troverete tutti i suoi link. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nostro video. Ora cominciamo. L'utente di TikTok, Daisy Reyes, stava passando davanti a questo edificio quando ha intravisto qualcosa di insolito nella finestra del seminterrato. Daisy ha parcheggiato subito la sua macchina e si è avvicinata con cautela alla finestra per dare un'occhiata. Quando ingrandisce, vede inizialmente delle mani aggrappate alla rete di metallo della finestra. Poi, appena dietro queste, una faccia di bambino che guarda fuori. Mentre alcuni consigliano Daisy di allontanarsi da lì, un TikToker, Kalia, la spinge ad avvicinarsi ancora di più. Voi cosa fareste? Tendereste la mano? Io no di certo. Caricato sul canale YouTube di Singapore, True Horror Stories POV, questo filmato è diventato molto famoso nel web. Una donna sta prendendo un ascensore quando vede una strana figura che sfreccia davanti alle porte. Questa, facendosi coraggio, decide di inseguirla attraverso le scale. Dopo essere scesa per diversi piani, la malcapitata vede uno spaventoso essere appena sopra di lei. La donna, terrorizzata, prova a scappare entrando in un ascensore, ma nonostante premi tutti i tasti, le porte non si chiudono. Visti i suoi vani tentativi, la donna cerca di scappare attraverso le scale, ma per sua sfortuna, quasi subito, si imbatte nuovamente nella terrificante figura nera. Nel finale, la donna prova a risalire le scale e dopo un po' incontra una ragazza. L'incubo sembra finito e la sventurata può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Questo filmato è stato pubblicato su YouTube dal canale Creepy 7 Paranormal nel dicembre del 2017. Un uomo afferma di aver ripreso fenomeni paranormali in diverse stanze nella sua abitazione. Ci troviamo in una cameretta, è tutto tranquillo fino a quando delle coperte non vengono tirate giù da un lettino, da una qualche forza invisibile. Dopo un po' un mobile di plastica, posto accanto al letto, inizia a sollevarsi da terra. Un cuscino si muove lievemente prima di essere lanciato a terra. Lo spirito si risposta sul mobile, facendolo cadere sul pavimento. In un altro filmato ci troviamo nel soggiorno. Una scopa, posta nei pressi di una scala, si muove da sola. Poco dopo riusciamo a vedere il probabile colpevole di questi strani eventi. In uno specchio si intravede il viso di una ragazza fantasma. Appare nell'angolo, prima di scomparire nel nulla. Più tardi lo spirito crea scompiglio anche in cucina. Inizia muovendo una pianta, poi tira fuori una sedia dal tavolo e infine sposta una tazza, posizionata sul tavolo. Secondo i fan del paranormale, ci troviamo davanti a un vero poltergeist. Invece, secondo gli scettici, si tratterebbe di una burla. Infatti, se notate il cane sdraiato sul tappeto, non si muove né si preoccupa di quello che sta accadendo. E come tutti sanno, cani e gatti sono molto sensibili verso questi fenomeni. Questa abitazione è veramente infestata o si tratta di uno scherzo? Aspetto una vostra opinione nella sezione commenti. Thank you.
In questo video, condiviso su Facebook da Boy Viral, vediamo una strana attività. La clip, presa da una telecamera di sicurezza, mostra un garage. Quest'ultimo è per lo più vuoto, tranne che per una moto rossa, a sinistra dello schermo. All'improvviso accade qualcosa di veramente spaventoso. La moto si accende da sola e inizia a muoversi in avanti, prima di cadere completamente su un fianco. È quasi come se qualcuno o qualcosa accendesse la moto e ci salisse sopra. Chiaramente non c'è traccia di vento nel video. Alcuni esperti del paranormale credono che i fantasmi siano in grado di spostare gli oggetti e le persone con estrema facilità, grazie alla telecinesi. Forse ci troviamo in questa situazione? O c'è un'altra spiegazione? Aspetto una vostra opinione nei commenti. Un gruppo di cacciatori di fantasmi è rimasto atterrito quando ha visto la figura di una donna che si avvicinava a loro in una delle foto scattate. Lo scatto è stato fatto al castello di Leap, Irlanda, ritenuto il castello più infestato del mondo. La cattiva fama deriva da una serie di racconti scritti da Mildred Darby, scrittrice che visse nel castello e che ha sostenuto in più occasioni di aver avvertito presenze spiritiche. Ma ai racconti si aggiungono storie di efferati omicidi avvenuti tra le sue mura. Tra questi, quello del pastore ucciso dal fratello per una disputa sul controllo del clan O'Carroll. Infine, qualche anno fa, risale il ritrovamento di una segreta all'interno della quale c'erano dei resti umani. Il gruppo era andato appositamente all'interno dell'antica struttura per capire quanto di vero ci fosse nelle storie che si tramandano. Durante la visita hanno avvertito, attraverso un particolare congegno per le varie frequenze, un'alta concentrazione di interferenze. Poi, in una delle stanze, hanno chiesto se qualche spirito volesse parlare con loro e pare che gli abbia risposto un certo Edward, avvertendoli che quella era la sua stanza. Infine, hanno sentito dei passi di qualcuno che scendeva per le scale. Leggermente scossi, i membri del gruppo si accingevano a lasciare il castello con qualche indizio ma nessuna prova. Ad un tratto Moen, una delle cacciatrici, ha deciso di dare un'occhiata alle foto appena fatte ed è rimasta di stucco. Una figura ombra sembra guardare lei e il suo gruppo nella foto, compare nei pressi di un muro e sembra avere le fattezze di una giovane donna. Dallo scatto si capisce chiaramente che nessuno dei presenti ha notato la strana ombra. Quello fotografato dai cacciatori è davvero un fantasma? La foto è stata esaminata da diversi esperti e tutti hanno confermato che non è stata ritoccata, quindi potrebbe trattarsi davvero di un'oscura presenza. E anche per oggi è tutto. Se vi va, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook. Trovate il link in descrizione. Ci vediamo alla prossima, miei paranoici.